Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, chiediamo al Signore di guidarci ad ascoltare un po' queste testimonianze della prima fede, della fede dei primi, delle prime comunità cristiane. Chiediamo di aiutarci ad accoglierle e renderle vitali nella nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Allora, si sente la voce? Meno male. Forte e chiaro. Allora, come vedete, vi ho messo qui due foto di due panini. Questo è un panino particolare. Cioè, se voi andate a Istanbul, a Istanbul, diciamo, si trova vicino... Sapete, Istanbul è sul mare, no? Quindi ci sono dei ponti, bellissime passeggiate sul mare. E si trova, vendono, ci sono dei chioschetti che vendono balık ekmek, che letteralmente vuol dire pane, pesce. Allora, nella sua versione moderna, polite, è così, no? Un bel panino con un pezzo di pesce dentro, un po' di insalata. Nella sua versione più popolare è così, cioè il panino incartato in un foglio di giornale. Bellissimo, esatto. Vabbè, chiaro, che tiene caldo, perché c'è il petrolio poi che tiene caldo, no? Allora, Gibi mi chiedeva, perché ci fai vedere queste cose che già abbiamo fame? Perché ve le faccio vedere? Allora, la prima possibilità... Aspettate, non trovo più la cosa. Ecco, è lì? Perché non la trovo qui? Vabbè. La prima possibilità che vi presento in questa diapositiva è che Confucio ha detto il pesce fa bene. È possibile? E siccome Confucio ha detto questo, io vi faccio vedere le foto del balık ekmek. Non lo so che cosa ha detto Confucio, comunque la ragione non è questa. Oggi iniziamo col banco del pesce perché l'opera di cui stiamo parlando, che vi ho inviato un po' di giorni fa e spero abbiate letto perché è meravigliosa, ha una storia incredibile. Nel 1436 un chierico di Arezzo, tale Tommaso di Arezzo, di dov'era? Bravissimi. Tommaso di Arezzo, che per l'appunto era di Arezzo, si reca a Costantinopoli a studiare il greco. Va bene? Mentre lui si trova lì, un giorno si reca al mercato del pesce e si accorge che il pescivendolo, per avvolgere il pesce, usa dei fogli che sono vergati, che sono scritti in greco. Siccome lui era andato lì a studiare il greco, si accorge, quindi non è che capisce un granché di tutta sta faccenda, però se li compra. Ebbene, su quei fogli c'è l'opera che oggi leggiamo. Torno a questo Tommaso di Arezzo. Lui decide di unirsi ai frati minori e partire per l'Oriente come missionario, per così evangelizzare il mondo islamico. A questo punto lascia questo manoscritto a un certo Giovanni Stojković, che era un calciatore del... detto anche di Ragusa, infatti non l'ho capita questa cosa, si vede che era un calciatore del Ragusa per cui si era insediato a Ragusa. Vabbè, questo Giovanni Stojković comunque era un domenicano, teologo, letterato ed era... Allora, in quegli anni c'era il concilio di Basilea, quindi questo tizio qui, che era il legato, era un legato pontificio, era andato a Costantinopoli a verificare se c'erano le condizioni per spostare il concilio da Basilea a Costantinopoli. Siccome le condizioni non c'erano, torna a Basilea e si porta dietro il manoscritto e lo mette nella sua collezione, perché lui era un letterato e aveva un tot di manoscritti. Poi a un certo punto ovviamente anche lui muore, come capita a molti, non a tutti, però a molti. Dice, se morirò, no, si dice quando morirò, non se morirò, perché moriamo tutti, vabbè. Insomma, sto signor Giovanni Stojković torna a Basilea, a un certo punto muore e lascia questo manoscritto ai... Lui era un domenicano, quindi lo lascia ai... Era difficile questa domanda? Non era difficile. Poi però i domenicani lo passano ai certosini, c'è scritto lì? Oh, meno male, così
faccio domande, lo lascia a dei certosini. E questi certosini consegnano a un certo punto il manoscritto insieme ad altre opere che loro avevano a un certo Giovanni Reuchlin, che voi tutti conoscete, anch'io infatti, devo essere sincero, che era un noto umanista, siamo nel 1500 ormai. Insomma, vabbè, ve la faccio breve. Questo muore, Giovanni Reuchlin, e il manoscritto questo umanista muore all'inizio del 500, il 1522. Il manoscritto gira fino ad approdare a questa abbazia, l'abbazia di Marmoutier, fondata da San Martino di Tours, quello campanaro. Vogliamo cantare? San Martino, proprio lui. Quindi questa abbazia, fondata da San Martino nel IV secolo, accoglie questo manoscritto di cui stiamo parlando. Nel 1795 qualcuno intelligentemente decide di consegnare il testo alla biblioteca di Strasburgo. Dico intelligentemente perché voi sapete che durante la Rivoluzione francese i luoghi dei religiosi sono stati occupati, soppressi, bruciati, distrutti o comunque insomma hanno visto dei danni considerevoli. Quindi la Rivoluzione francese è 1799 e questa abbazia è stata soppressa, occupata e quindi tutta la roba dentro più o meno perduta o acquistata da privati. Quindi sono stati intelligenti qualche anno prima a dar via il manoscritto alla biblioteca di Strasburgo. Se non che l'uomo, ahimè, c'ha un problema grosso che lo porta a far la guerra, ieri come oggi, e la biblioteca di Strasburgo nel 1870 è stata bombardata, per cui il manoscritto è andato perso. Ma siamo fortunati perché nel 500 ne vennero fatte 3 copie. Una finita a Tubinga, una finita a Leiden, in Tubinga Germania, Leiden in Olanda, una terza copia invece scomparsa. E sulla base di queste due copie, il testo è poi stato studiato e finalmente nel 1800 è andato sotto l'attenzione degli studiosi di antichità cristiane e di antichità, diciamo, di letteratura in generale. Va bene? Per cui adesso vi riporto alcuni pareri di studiosi dell'Ottocento, però prima vorrei sottolineare nuovamente questa cosa. Abbiamo a che fare con un testo stranissimo, cioè un testo bellissimo che una volta scoperto ha ammaliato tutti coloro che lo hanno letto, spero anche voi se l'avete letto, se no se lo leggerete, ed è stato talmente importante che il Concilio Vaticano II, poi lo vediamo, lo cita 4 volte. Eppure nell'antichità è un emerito sconosciuto. E poi appunto ha avuto queste traversie incredibili, per cui solo nell'Ottocento invece ha ripreso in qualche modo lo spazio, il luogo che meritava. Vi riporto allora alcuni pareri di studiosi dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. Studiosi, io faccio il fenomeno, vi porto i pareri come se io li conoscessi. Io non li conosco, conosco solo un paio di loro. Però è interessante perché, allora, un certo Seiler, è un tedesco che ha scritto un'edizione del testo, dice, ha messo nel sottotitolo della sua edizione, a Diogneto, una perla dell'antichità cristiana. Un altro tizio, sempre tedesco, sempre di metà Ottocento, Semisch, lo definisce un gioiello dell'antichità cristiana al quale per spirito e forma compositiva praticamente nessuno scritto del tempo post-apostolico sta alla pari. Poi abbiamo un certo Norden, so se ve lo ricordate, quando vi ho letto il profilo psicologico di Ignazio di Antiochia a partire dalle sue opere, vi ho letto due descrizioni. La prima era di un certo Norden, che è quello che adesso, a proposito del Diogneto, dice che è qualcosa fra quanto di più brillante i cristiani hanno scritto in greco. Infine, l'ultimo parere è di uno studioso fondamentale del Novecento, Henri Irène Marrou, di cui vi ho messo la foto, penso che fosse un gesuita,
E lui dice questa cosa bellissima. Allora, lui l'ha studiato, ha fatto un'edizione critica che ha edito con la collana forse più importante degli scritti dell'antichità cristiana, che si chiama, è francese, viene pubblicata a Parigi, si chiama Source Chrétienne, cioè fonti, sorgenti cristiane. E Marrou dice che questo testo costituisce una testimonianza insigne della fede e della mentalità del cristianesimo antico, ma anche che il teologo vi ricava, formulate con una limpidezza e una felicità d'espressione incomparabili, alcune tesi capitali sul ruolo dei cristiani nell'economia cosmica e nella storia. Sentite che bello, particelle di oro puro che da sé sole giustificherebbero il lavoro minuzioso speso nello studio del nostro testo. Vengo adesso alla menzione di questo testo che fa la Lumen Gentium, che fa il Concilio Vaticano II. Allora, praticamente, testo sconosciuto all'antichità, che riviene fuori nell'Ottocento, testo che ha questa storia incredibile, che passa dal banco del pescivendolo attraverso Tommaso d'Arezzo e via dicendo, testo che nel Novecento, quando si tratta di rileggere l'esperienza della Chiesa, alla luce delle fonti, voi sapete, il Concilio Vaticano II, iniziato nel 1962 con Giovanni XXIII e finito nel 65, è stato un po' un ripensamento della Chiesa, ma non fatto, come dire, ammoderniamoci, ma seguiva un periodo di un centinaio di anni almeno di ritorno alle fonti, di studio delle fonti, cioè delle antichità cristiane, del testo biblico, ok? Bene. Allora, il Concilio Vaticano II ha prodotto quattro costituzioni, che sono come le quattro gambe del tavolo del Concilio Vaticano II, che sono la Sacrosanctum Concilium, che è una costituzione, se vi va di leggervi la sera non sapete cosa leggere, Sacrosanctum Concilium è una costituzione sulla liturgia. Liturgia non vuol dire come si mettono le ampolline sulla Chiesa, ma liturgia come la preghiera della Chiesa. Cos'è la preghiera della Chiesa? Cosa sono i sacramenti? Questo è stato il primo documento. Il secondo è sulla scrittura, si chiama Dei Verbum. Il terzo è sulla Chiesa. Fino agli anni 60, parlando di Chiesa, si diceva la Chiesa cos'è? Vabbè, è un ordine gerarchico in cui sotto c'è il popolo, poi ci sono i diaconi, i presbiteri, i vescovi e il papa, una struttura gerarchica, triangolare, eccetera, eccetera. Invece il Concilio, alla luce delle fonti, dice ma no, e ripensa la Chiesa e la rinarra alla luce della categoria di popolo di Dio, no? In cui prima di tutto non c'è una gerarchia, prima di tutto c'è il popolo di Dio, in cui tutti sono consacrati attraverso il battesimo. Quindi, e poi ancora un'altra costituzione, la quarta, e qui finisce, Gaudium et Spes, che è una costituzione sul ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo, va bene? Interessantissimo, adesso leggiamo le citazioni che questi documenti fanno dell'Addio Agneto. Lumen Gentium, scusate, ho detto che la seconda costituzione è stata la Dei Verbum, invece la seconda è la Lumen Gentium. La Lumen Gentium nel capitolo 38, scusate, nel paragrafo 38 che chiude il capitolo sui laici, riassume l'insegnamento sul ruolo dei laici nel mondo con le parole dell'Addio Agneto e dice: ogni laico deve essere davanti al mondo il testimone della risurrezione e della vita del Signore Gesù e il segno del Dio vivo. Tutti insieme, ognuno per la sua parte, devono alimentare il mondo con i frutti spirituali e in esso diffondere lo spirito da cui sono animati i poveri, i miti e i pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò beati. In una parola, attenzione, attenzione, ciò che l'anima è nel corpo, questo siano i cristiani nel mondo. Citazione di Addio Agneto, capitolo 6. Gaudium et Spes in realtà non cita Addio Agneto, allude a Addio Agneto. Gaudium et Spes a un certo punto dice: la Chiesa è l'anima della società umana, cioè sta alludendo a quel passaggio di cui sopra. E quindi c'è una cicala.
Quindi non cita espressamente, però se si vanno a vedere le note di coloro che hanno composto il testo, scrivono: perciò la Chiesa, che è insieme società visibile e comunità spirituale, cammina insieme con l'umanità tutta, sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena. Essa è come il fermento e l'anima della società umana. Che è una citazione della Diogneto. Vado avanti. Dei Verbum. E appunto è la costituzione sulla parola di Dio. E dice: Dio, dopo aver a più riprese in più modi parlato per mezzo dei profeti, alla fine, nei nostri giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Mandò infatti suo... Lo sapevate questo, no? Questo anche Confucio... Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo Eterno che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e ad essi spiegasse i segreti di Dio. Gesù Cristo, dunque, Verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, citazione di Adiogneto, parla le parole di Dio. Ultima citazione, che è tratta dal decreto ad gentes. Questa non è una costituzione, sono quattro le costituzioni conciliari, ve l'ho dette prima, non me le ricordo, aiutate, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium e Gaudium Spes. Poi il concilio ha fatto un decreto sulla missione, per spiegare cos'è la missione. Questo decreto si chiama Ad Gentes e dice al paragrafo numero 15: i fedeli che da tutti i popoli sono riuniti nella Chiesa non sono separati dagli altri uomini né per governo, né per lingua, né per istituzioni politiche. Citazione di Adiogneto. Perciò devono vivere per Dio e per Cristo, secondo le usanze e il comportamento del loro paese, come buoni cittadini. GB, ti fa venire in mente qualcosa? Essi debbono coltivare un sincero e fattivo amor di patria, evitare ogni forma di razzismo e nazionalismo esagerato e promuovere l'amore universale tra i popoli. Quindi... Vabbè, questa cosa, questo pippotto sul Vaticano II ve lo dicevo perché quello è stato il momento di ripensamento della Chiesa, no? E della Chiesa nel mondo. Ed è significativo come il testo che stiamo per iniziare a leggere abbia inciso in modo così profondo, no? Con tutte queste citazioni. Prima di iniziare a leggere... No, non ve lo spoilerò. Prima di iniziare a leggere... Allora, ancora due, tre notine vi dico. La prima, il testo che leggiamo ha 12 capitoli, l'avete forse letto, gli ultimi due sembrano appartenere a una mano diversa, cioè sembrano quasi un'omelia appiccicata lì, no? E... Marru, quello studioso che vi ho fatto vedere, secondo lui non è vero, secondo lui è un'unica opera che comprende gli ultimi due capitoli. Secondo tanti studiosi gli ultimi due sono una cosa a parte, io leggendola sentivo come gusto personale che sono una cosa a parte, quindi li lasceremo da parte. E l'ultima cosa che vi dico, allora, è una lettera, se voi andate su internet, scrivete Adiogneto, trovate lettera Adiogneto, questo titolo. In realtà quel Marru, di cui faccio rivedere la foto, no? Guardate che bel viso, che bel vecchio, no? Marru dice, no, non è una lettera, c'ha una dedica a Diogneto, ma come tante opere dell'antichità, il fatto che abbia una dedica non vuol dire che sia una lettera, non ha le caratteristiche della lettera, quindi non si tratta di una lettera, si tratta piuttosto di un trattato che risponde a questo signor Diogneto. Sappiamo qualcosa del tempo di composizione dell'autore, del destinatario, del luogo? Assolutamente no. Diogneto vuol dire generato da Dio, quindi potrebbe essere un nome vero, oppure come, so se ricordate, il Vangelo di Luca inizia con una dedica a Teofilo. Potrebbe essere come nel caso di Luca, cioè la dedica a un personaggio, che anche lì non sappiamo se sia vero o sia simbolico, però a colui che è generato da Dio. Gli studiosi però hanno fatto varie ipotesi, perché ci sarebbe un Diogneto tra i maestri e i formatori di Marco Aurelio. Marco Aurelio nei suoi ricordi parla di questo. E c'è un altro Claudio Diogneto
che fu procuratore equestre ad Alessandria alla fine del secondo secolo. Quindi alcuni dicono, ma chissà, forse si riferisce a un equo. Non lo sappiamo, non è importante. Il testo è scritto in greco, un greco molto bello, elegante, brillante, capace di argomentare in modo effervescente ed efficace, e non sappiamo nulla sull'autore, tantomeno sul luogo di composizione. Le ipotesi sono le più svariate. Probabilmente si tratta di uno scritto composto alla metà del secondo secolo, perché ha una serie di contatti con dei testi di tipo apologetico. Apologia, no? Vuol dire, sarebbe un discorso in difesa. Quindi gli apologeti sono quei cristiani che si trovano a scrivere nel secondo secolo, per lo più, e scrivono in difesa del cristianesimo, per farlo conoscere, per far capire che non si tratta di una minaccia per le istituzioni e che i cristiani... Dovete sapere, per esempio, tra le voci che c'erano era che mangiavano la carne di un certo Cristo, quindi si diffondono queste voci. Allora gli apologeti scrivono, ma no, non siamo carnivori, cioè non siamo cannibali, e via dicendo. Quindi gli apologeti scrivono per presentare il cristianesimo e in qualche modo per riuscire a inquadrarlo anche nelle categorie concettuali e di pensiero greche, visto che il cristianesimo nasce in Medio Oriente come realtà prettamente semitica. Quindi loro fanno questo travaso fondamentale. Bene, il nostro appartiene a quella categoria, tant'è che parla di persecuzioni. Quindi gli studiosi lo collocano a metà del secondo secolo, intorno al 150, e a buon diritto rientra fra i testi che stiamo leggendo, no? Che sono appunto, abbiamo letto testi del primo e poi del secondo secolo. Allora, vengo dunque al testo che iniziamo a leggere. Allora, il primo capitolo palesa che questo signor Diogneto, vero o fittizio che sia, era un uomo di cultura. Chiaro che se Diogneto è fittizio si capisce ancora meglio che chi scrive è un uomo di cultura, e quindi si immagina un interlocutore come persona acculturata. E questo Diogneto, diamo per scontato che ci sia, usiamo questa ipotesi, Diogneto in qualche modo ha formulato delle domande all'autore del testo, e quindi l'autore del testo inizia prendendo Diogneto per mano e riformulando le domande che Diogneto gli ha fatto. Le riformula per poi ordinatamente articolare delle risposte. Da queste risposte è chiaro, chiarissimo, che i cristiani sono una minoranza. E questa cosa a me pare molto affascinante, nel senso che oggi i cristiani siamo una minoranza. E lo siamo sempre di più man mano che passano i giorni, il tempo. Lo saremo sempre di più. Quindi questa lettera ci dà delle coordinate per leggere la nostra esperienza non alla luce di una maledizione divina che non sappiamo interpretare, ma come grazia in cui ci troviamo e in cui possiamo far risplendere la bellezza della nostra fede, no? Bene, le domande dunque le iniziamo a leggere. Fanno riferimento a questa minoranza, ma questa minoranza allora è stravagante? Sono delle persone che hanno delle fisse? Ebbene, il testo a Diogneto piano piano spiegherà che non sono degli stravaganti cristiani, ma che hanno delle radici ben profonde. Vedo, nobilissimo Diogneto, che sei animato da un vivissimo desiderio di conoscere la religione dei cristiani e che con estrema chiarezza e diligenza ti informi a loro riguardo, e tira giù le domande che Diogneto gli avrebbe fatto. Chi sia il Dio in cui credono? Quale il culto che gli rivolgono? In modo da essere da tutti spinti a disprezzare il mondo e la morte. Come mai non tengano conto di divinità ritenute tali dai greci e neppure accettino le osservanze dei giudei? Allora, qui iniziamo a vedere alcuni punti.
I cristiani, dunque, secondo voi cosa vuol dire che disprezzano la morte? Che siamo in un tempo di persecuzioni e si vedono persone che sono più disposte a testimoniare disprezzando la morte. E questa cosa è talmente impressionante che il Signor Dio niente dice, ma questi sono fuori di testa che si fanno ammazzare pur di testimoniare Cristo. E lui dice, no, mo ti spiego, non sono fuori di testa, hanno delle ragioni. Poi, vi ricordate che abbiamo letto la lettera di Barnaba, in cui, l'abbiamo visto anche nelle lettere di Ignazio, erano dei testi in cui giudaismo e cristianesimo erano ancora molto affini. La lettera di Barnaba l'abbiamo vista la volta scorsa, mi pare. Vabbè. Comunque, era un testo rivolto a dei cristiani che sembravano pendere per il giudaismo. Perché eravamo in una fase talmente primigenia che ancora i cristiani non erano ben configurati rispetto al giudaismo. Qui invece le idee sono molto chiare, perché quella gemmazione dei cristiani dai giudei è avvenuta e si è conclusa. E quindi lui dice, come mai non tengano conto non solo degli dei pagani dei greci, ma anche del giudaismo, delle osservanze dei giudei? Poi, quale genere di amore abbiano gli uni per gli altri? Perché mai questo genere di uomini o questa condotta di vita siano venuti all'esistenza ora e non prima? Questa è una cosa molto interessante, cioè nell'antichità l'antichità era un criterio di importanza, veridicità, autenticità, no? Cioè una cosa antica era solo per questo meritevole di importanza e degna di nota. Quindi Diogneto dice, ma come mai, se questa religione è vera, salta fuori adesso e non prima? E lui dice, adesso ti rispondo anche su questo. Poi notate anche, interessantissimo, che parla dell'amore che i cristiani hanno fra loro. Cioè questi qua erano quattro gatti, scalcagnati, perseguitati, ma fra loro si vedeva che c'era qualcosa di straordinario. Capite che bello? Cioè è bellissimo. Cristiani che non ti devono fare il pippone su chi è Gesù Cristo, ma che si vede dai rapporti che hanno fra di loro che c'è amore, che c'è qualcosa di diverso fra loro. Approvo questo tuo fervente desiderio e supplico Dio, che ci dona sia il parlare sia l'udire, di concedere, guardate che bello questo, a me di parlare nella maniera più adatta, perché chi ascolta diventi migliore, e a te di ascoltare in maniera tale che chi ha parlato non debba rattristarsi. Quindi che Dio illumini me a parlare e te ad ascoltare. Ma poi bello, me perché? Perché tu possa diventare migliore. Cioè a me mi interessa il tuo bene. Non ho bisogno di aumentare il numero dei clienti al convento dei Cappuccini. Non mi interessa. Voglio che tu stia bene. Sentite che c'è una minoranza qui sta parlando, che non è aggrappata alle sue situazioni, arroccata con i fucili fuori, tutti cattivi tranne noi, Dio. Sentite il respiro, l'ariosità di queste frasi. Andiamo avanti. I capitoli 2-4 sono... non leggete. Via. I capitoli 2 e 4 sono dei capitoli in cui l'autore spiega perché sono diversi dai pagani. Dice, ma i pagani sono degli idoli, sono delle robe fatte di legno, ma puoi pregare una roba fatta di legno? Poi spiega perché non sono come i giudei, non osservano i precetti giudeici. Dice, ma ti pare che Dio lo metti in pace dandogli una mucca, un cammello, quello che è? Ma lascia perdere. E quindi finalmente, i capitoli o paragrafi, perché sono poi piccolini, 2-4, vertono su questi argomenti qui. Nel capitolo 5, la cosa però qui ve la voglio dire questa, perché è bellissima, quindi lui, da membro di una minoranza, non spara sugli altri. Lui dice, guarda, per me quelle cose non hanno senso, ma lo fa con pacatezza. Lo fa senza né violenza né volgarità, insomma, no? E sembra proprio agire in conformità a quello che dice la prima lettera di Pietro,
che dice, sentite che bello, questo, cioè la presentazione della fede cristiana, si è fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza, perché nel momento in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 16. Cioè non dobbiamo essere, no, della gente con manie di persecuzione, oddio tutti cattivi, meno male che ci siamo noi, arrocchiamoci, chiudiamoci in un fortino e bazzuchiamo tutti quelli che stanno. No! Porta avanti la tua luce, no? E cerca di spiegarla, di darne ragione con dolcezza e rispetto, con retta coscienza, con le tue opere che brillino. Bene. Veniamo quindi al capitolo 5, che è forse, aspettate, il brano più noto del nostro testo. Porca miseria, ecco. Che è rimasto dietro? Ce la faccio. Allora, il capitolo 5 presenta appunto la collocazione dei cristiani nel mondo. Cioè, chi sono i cristiani nel mondo? Non sono un genos, cioè una stirpe separata dalle altre. Nell'antichità gli ebrei, cioè nell'impero romano, godevano di uno statuto privilegiato, diverso, no? In quanto erano un genos, un genere, una stirpe, un'etnia separata. Quindi avevano, poveretti, ne hanno patite tantissime, anche ai tempi dell'impero romano. Però diciamo, a più riprese nel corso dell'impero romano avevano una configurazione anche giuridica diversa, in quanto etnia. E l'autore della Genietta dice, no, noi non siamo un'etnia, noi siamo proprio nella società, come tutti. Eppure diversi da tutti. Sentiamo allora cosa dire. Beh, bellissimo. I cristiani, infatti, adesso potete leggere. No, te l'ho mandato? Ah, ecco. Ma ci tirate fino a lì? Vi piace il disegnetto della bimba? La gente normale. I cristiani sono gente normale. I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio. Cioè, noi non abbiamo la nostra, lo Stato Vaticano, un'altra roba. Né per lingua, né per abiti. Non abitano neppure città proprie, né usano un linguaggio particolare, né conducono un genere speciale di vita. La loro dottrina non è frutto di considerazioni e indagini di uomini affaccendati in cose che non li riguardano, né professano, come alcuni, una qualche teoria umana. Abitando città greche o barbare, come a ciascuno è toccato in sorte, e seguendo le abitudini locali quanto agli abiti, al cibo e al modo di vivere, mostrano la meraviglia e il paradosso, da tutti riconosciuto, del loro meraviglia e paradosso del loro comportamento. Abitano una loro patria, ma come stranieri. Scusate, mi fermo. Vi ricordate ogni volta che abbiamo letto, sia in Prima Clemente che in Ignazio che in Policarpo, alla chiesa che vive come straniera nella città di tal dettaglio? Questa è un'espressione che usa anche la lettera agli ebrei, la prima lettera di Pietro, e a cui San Francesco è affezionatissimo. Noi su questa terra siamo stranieri e pellegrini. E vediamo qui i primi cristiani che la usavano. Stranieri e pellegrini, usando le categorie di Zygmunt Bauman, non turisti, in cerca del loro piacere quotidiano e punto, ma pellegrini, nemmeno vagabondi. Andiamo avanti. Abitano una loro patria, ma come stranieri. A tutto partecipano come cittadini, e a tutto sottostanno come stranieri. Ogni terra straniera è patria per loro. Ogni patria è terra straniera. Si sposano come tutti, generano figli, ma non espongono i loro nati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Si trovano nella carne, ma non vivono secondo la carne. Trascorrono la loro vita sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Quindi cittadini ovunque, leali
al servizio dello Stato in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Perù, in Bolivia, benissimo, ma sapendo che stanno lì di passaggio, perché sono cittadini del cielo, obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere superano le leggi. Tutto il discorso è l'obiezione di coscienza, no? Bellissimo anche questo. Certo che obbediamo alle leggi, ma se le leggi sono contro la coscienza o contro Dio, chi se ne frega? No? Pensate alla libertà dei cristiani attraverso queste cose qui, anzi pronti a morire piuttosto di confessare la loro fede. Amano tutti, senza distinzioni, e da tutti sono perseguitati. Non sono conosciuti, eppure sono giudicati. Vengono messi a morte e ne ricevono vita. Sono poveri e arricchiscono molti. Mancano di tutto, eppure abbondano in tutto. Sono disprezzati, eppure nel disprezzo trovano gloria. Vengono calunniati, eppure riconosciuti innocenti. Insultati benedicono, offesi rispondono con rispetto. Fanno il bene, sono puniti come malfattori. Castigati, si rallegrano come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come gente straniera, dai greci perseguitati, e quelli che li odiano non sanno spiegare il motivo della loro avversione. Vado avanti al capitolo 6. Quindi questo capitolo 5, bellissimo, sui cristiani che sono gente normale. Eppure la loro vita, il loro comportamento è meraviglia e paradosso, perché è stranissimo. Ed è paradosso perché sono cittadini, certo, leali, certo, ma la loro patria non è qui. Sono pellegrini e forestieri. Il capitolo 6, invece, è quello, adesso lo leggiamo, da cui veniva preso quel verso: come l'anima per il corpo, così i cristiani per il mondo. Lo leggiamo. Prima leggiamo questa citazione. Durante la ricreazione Lorenzo ha detto a Margherita che lei non è normale. Ma cosa vuol dire essere normale? Margherita è decisa a scoprirlo. Cosa vuol dire essere normale per i cristiani? Ah, questo, scusate, non l'avevo girato. Vabbè. Sei. Capitolo 6. Insomma, per dirla in breve, i cristiani sono nel mondo ciò che l'anima è nel corpo. Come l'anima è disseminata in tutte le membra del corpo, così i cristiani sono disseminati in tutte le città del mondo. L'anima abita nel corpo, ma non deriva dal corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non provengono dal mondo. L'anima invisibile è tenuta prigioniera nel corpo visibile, così dei cristiani si sa che sono nel mondo, ma il loro culto rimane invisibile. La carne odia l'anima e le muove guerra pur senza aver subito offese, perché le viene impedito di godere dei piaceri. Così pure il mondo odia i cristiani pur senza averne ricevuto offese, solo perché essi si oppongono ai piaceri. L'anima ama la carne che la odia e le membra. Ripeto. L'anima ama la carne che la odia e le membra, e i cristiani amano chi li odia. L'anima è rinchiusa nel corpo, ma è lei che tiene insieme il corpo. E i cristiani sono trattenuti nel mondo come in un carcere, ma sono loro a tenere insieme il mondo. L'anima immortale abita in una tenda mortale, e i cristiani abitano tra le realtà corruttibili, attendendo l'incorruttibilità che è nei cieli. L'anima, provata dalla fame e dalla sete, diventa migliore. Anche i cristiani perseguitati si moltiplicano di giorno in giorno. Dio li ha collocati in un posto talmente importante che non è loro consentito abbandonarlo. Adesso ci fermiamo un attimo, qui ci sono delle cose bellissime. Allora, prima di tutto, la storia dell'anima. Per capire questa storia dell'anima dobbiamo tenere presenti due approcci della filosofia antica che sono diversi. Allora, diciamo che l'approccio, eccolo qui, secondo la prospettiva platonica l'anima è chiusa nel corpo come in una prigione, quindi il corpo è un ostacolo per l'anima, che l'anima deve domare e da cui si deve liberare, va bene? Non è questo il punto di vista della Diogneto.
La Dioneto parte da un punto di vista non platonico ma stoico. Cosa vuol dire? Secondo la prospettiva stoica, ogni corpo e tutto il cosmo hanno un'anima che li tiene in vita, li sostiene e fa da elemento di unione che dà vita. Unità e vitalità. Questa è l'impostazione della Dioneto. Cioè non è che i cristiani sono l'anima nel corpo, come l'anima nel corpo, nel mondo, nel senso che il mondo è cattivo, è brutto, i cristiani quindi sono qui in carcere e devono soffrire questo tempo finché non ne verranno liberati. Ma lo dice chiaramente. Dice, l'anima, sono loro a tenere insieme il mondo. I cristiani abitano tra realtà corruttibili, attendendo l'incorruttibilità, ma è proprio da quella posizione che loro devono tenere insieme la realtà. Cioè, non so se cogliete la bellezza di questo testo. Noi siamo nel mondo non perché dei condannati, ma la vocazione dei cristiani è abitare il mondo, è la responsabilità, possiamo dire, anche dei cristiani. Allora, guardate questo qui. Dio li ha collocati in un posto talmente importante che non è consentito loro abbandonarlo. È il mondo. Nel Vangelo di Giovanni, no? Il mondo, se vi ricordate il prologo, è una realtà negativa. Questa è una prospettiva completamente diversa. Il mondo non è negativo. Il mondo è quella realtà in cui i cristiani devono animare e tenere insieme le componenti attraverso la loro vita. Essere nel mondo non è una sfiga, una maledizione, ma è l'occasione, la missione per tenerne insieme le componenti e farlo vivere bello, bene. Capite perché il Concilio Vaticano II ha preso questo testo? Cioè, capite, come dire, l'apertura che dà sui cristiani, su voi laici? Non è che siamo noi preti a dover fare, ma è il popolo, siete voi l'anima. È bellissimo. Fattore, il cristianesimo, o meglio, i cristiani sono il fattore di comunione nelle lacerazioni, nella dispersione, nelle opposizioni, nella guerra. Chi è che deve fare la comunione? I cristiani. Il mondo quindi non è il luogo delle tenebre, ma è quel contesto in cui il Signore ci ha messi per lavorare per la salvezza. Ma d'altronde, scusate, Gesù non gli faceva mica schifo il mondo, girava per il mondo, andava a trovare le persone in casa, si fermava a mangiare. Capite che bello? Come l'anima per il mondo, lì dove uno lavora, lì dove uno fa. Bellissimo. Quindi sono nel mondo, che è qualcosa che Dio guarda e dice ma che bello, perché è uscito dalle sue mani, anche con tutti i macelli che stiamo vivendo. Lui continua a guardare e dice che bello. E mette noi e dà a noi il suo spirito per far risplendere sul mondo, nel mondo, la sua volontà, che è amante degli uomini. Nel capitolo 7 inizia una Nel capitolo 7 inizia una nuova sezione in cui l'autore spiega le motivazioni dei cristiani. Cioè, ma come mai sono così strani questi qui? Ma da dove tirano fuori queste robe? E dice, dalla rivelazione che hanno ricevuto, dal fatto che Dio finalmente si è mostrato in Cristo. Cioè, ha fatto un'irruzione nella storia, nella realtà, nuova, inspiegabile, che è capace di cambiare la vita di chi lo accoglie. Leggiamo.
come ho già detto, non è un'invenzione terrena quella che è stata loro trasmessa, e non è un'idea mortale quella che essi ritengono di dover custodire con tanta cura, e neppure è stata affidata loro l'amministrazione di misteri umani. E allora da dove viene tutta questa roba? Sentite che bello. Ma colui che è veramente Signore e Creatore di ogni cosa, l'invisibile Dio, egli stesso mandò dai cieli la verità e la parola santa e incomprensibile agli uomini. La parola di Dio noi non la possiamo capire, è troppo al di là di noi. Ma lui l'ha resa comprensibile in suo figlio. Bellissimo. Dio non lo possiamo capire, Dio non lo possiamo vedere, non lo possiamo afferrare, comprendere, chiudere nelle nostre categorie. È sempre eccedente. Ma lui si è reso visibile, comprensibile, toccabile, comunicabile in Cristo. Egli stesso mandò dai cieli la verità e la parola santa e incomprensibile agli uomini e la stabilì saldamente nei loro cuori. Non solo fra di noi, ma dentro di noi. Vi ricordate, volta scorsa, lettera di Barnaba, il culto del Tempio. Non è il Tempio fuori, è il Tempio che noi siamo. E non mandò, come alcuni potrebbero immaginare, un servitore, un angelo, un arconte, uno di coloro che reggono le realtà terrestri o di coloro ai quali ha affidato il governo delle realtà celesti, ma lo stesso autore e creatore dell'universo. Cioè, guardate, qui, vi ricordate, abbiamo visto varie volte che esistono vari modi di capire Gesù. Chi è Gesù? È il primo fricchettone della storia? È il primo comunista della storia? È il primo socialista della storia? È un profeta? Chi è Gesù per noi? Stando alle scritture, è Dio. Con tutto il rispetto per chi, no, cerca di capirlo con gli strumenti che ha a sua disposizione, socialista, comunista, vabbè. Noi non giudichiamo nessuno e vogliamo bene a tutti. Ma lascia perdere. In principio era il Logos era presso Dio, il Logos era Dio. Quello è Gesù. E tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. E qui dopo qualche anno Diogneto, in un'altra parte, cioè l'autore di Diogneto, scrive che Dio a un certo punto ha voluto farsi... rendersi comunicabile. Come l'ha fatto? Ha mandato suo figlio, che è lo stesso autore e creatore dell'universo. Questa si chiama cristologia alta, cioè in cui Gesù non è solo un figlio, un uomo, ma è Dio stesso. Cristologia alta. E noi crediamo che Dio, che Gesù è Dio. Vado avanti. Forse, come qualcuno potrebbe pensare, sentite che bello questo passaggio. Dio ha mandato suo figlio, forse, come qualcuno potrebbe pensare, per imporre tirannia, paura, spavento? Per secoli, no? Chiese costruite sulla paura dell'inferno. Ma come mai? Sentite che respiro che c'è qui, secondo secolo. Ma Dio voleva spaventare gli uomini? Ma lascia perdere, no, di certo. L'ha inviato nella bontà, nella mitezza, come un re che invia suo figlio re. L'ho inviato come Dio, come uomo agli uomini, citazione presa nel concilio. Lo ha inviato per salvare, sentite che dolcezza, per convincere e non per costringere. Conversioni forzate, ma quando mai? La costrizione non si addice a Dio. Cioè, c'è uno che lascia lì, beh, Dio è il più grande, dov'è? Lo potete prendere a calci, bestemmiare, non vi verrà dietro con la scopa, perché è il più liberale, il più liberante, che lascia liberi e non costringe. Lo ha inviato per chiamare, non per accusare. Lo ha inviato per amare, non per giudicare. A giudicare lo manderà infatti in avvenire, e allora chi potrà resistere alla sua presenza? Non vedi che i cristiani vengono gettati alle fiere perché rinneghino il Signore e non sono vinti? Non vedi che quanto più numerosi sono coloro che vengono sottoposti ai supplizi, tanto più grande è il numero di quelli che si aggiungono? Queste non sembrano opere di un uomo, questa è potenza di Dio, questi sono segni della sua presenza. Guardate che è vero,
Cioè è inspiegabile come il cristianesimo si sia diffuso nei primi secoli. Cioè li ammazzavano. Eppure l'impressione che facevano era tale che continuavano ad aggiungersi cristiani. Ma è incredibile. Cioè non... E lui scrive avendo queste cose sotto gli occhi. È incredibile. Chi infatti tra gli uomini sapeva per certo che cosa fosse Dio prima che egli stesso venisse? Allora, i capi... Già bla 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 bla... No, ancora qui. Ecco. Nessun uomo vide o conobbe Dio, ma egli stesso si è manifestato. E si è manifestato attraverso la fede, alla quale soltanto è consentito di vedere Dio. Cioè, anche qui, so se voi cogliete la portata proporzionale alla nostra fede di queste parole. Cioè, l'autore, lui, ancorché il Signore parla tutt'oggi a delle persone, con locuzioni interiori, con visioni, ci sono tantissime persone che hanno esperienze forti di Dio, che gli parla, come io sto parlando a voi. Succede. A me non mi è mai successo. Normalmente non succede, normalmente è per fede che noi accediamo a Lui. E Lui sta dicendo questo, sta dicendo esattamente questo. Dice, ma com'è che si crede? Non l'ha mai conosciuto nessuno Dio. È avvenuto a noi attraverso Suo Figlio e si è manifestato attraverso la fede. Cioè, se vuoi, prova a credere, a fidarti di Lui. Prova, dice a Dio. Vedi, poi vedi nella tua vita cosa c'è. Prova a fidarti nelle tue scelte, non di te, ma di Lui. E poi magari scoprirai che è vero, che non son balle, che non ho bisogno che tu aderisca, che io non mi arricchisco personalmente, ma lo sto dicendo per te, come diceva nel prologo. Dio è infatti il padrone e creatore di tutte le cose, colui che le ha fatte tutte, le ha risposte secondo un ordine, non solo si è mostrato pieno di amore per gli uomini, ma anche longanime. È bellissimo. È pieno di... Ma capite? Ma io non lo so, cioè, non so, delle volte c'è un'idea su Dio, la religione, la chiesa, che tu dici, ma da dove salta fuori? Ma da dove salta fuori? Oh, noi abbiamo i nostri peccati, quindi abbiamo contribuito a fare dei casini, indubbiamente. Ma quando ti confronti con questi testi, ma come, è possibile che abbiamo così inquinato le acque da non far tralucere, traspirare questa bellezza? Sentite cosa dice. Dio è sempre fu, è e sarà tale, benevolo, buono, senza ira e veritiero, il solo buono. Avendo concepito un progetto grande e inesprimibile, lo comunicò soltanto al Figlio. Finché dunque conservava e custodiva nel mistero il suo sapiente proposito, sembrava non interessarsi di noi e non preoccuparsene. Ma quando lo ebbe rivelato attraverso suo Figlio, il suo Figlio amato, ed ebbe manifestato ciò che fin da principio era stato preparato, ci offrì a un tempo ogni cosa, e cioè essere partecipi dei suoi doni, il vedere e il comprendere. Ma chi di noi se lo sarebbe aspettato? Sentite qui che dolce. Egli volle spingerci a credere alla sua... Cosa ho fatto? A credere alla sua bontà perché lo ritenessimo nostro sostentatore, padre, maestro, consigliere, medico, mente, luce, onore, gloria, forza, vita, e non ci preoccupassimo del vestito e del nutrimento. Bellissimo. Capitolo 10. Con questo chiudiamo. I capitoli 11 e 12, come vi ho detto, secondo molti studiosi, sono di un'altra mano. A me sembra ragionevole quel discorso lì, quindi ve li lascio alla vostra lettura. Cioè, non è che siano da buttare, per carità. Però mi sembra che abbia un altro sapore. Mentre questo testo qui, con il quale chiudiamo, è una cosa meravigliosa, cioè qui l'autore dice che l'incontro con il maestro è una questione di desiderio, è una fede da accogliere, bellissimo, è una questione di desiderio, cioè
Uno lo deve volere questo incontro, lo deve desiderare, deve averci questa sete, se no come facciamo? Non solo, dice, adesso lo leggiamo, c'è un passaggio bellissimo, cioè che diventare, incontrare Cristo significa diventare imitatori di Dio, e cioè della sua dolcezza. Leggiamo. Se anche tu hai desiderio di questa fede e l'accogli, vedete, è un desiderio, è una fede e va accolta, non ce la diamo con le nostre mani, ma si suscita attraverso una condotta che fa venire delle domande della gente. Ma come mai? No? Quindi Diognito aveva delle domande, l'autore gli risponde. Se dunque tu hai questo desiderio, hai desiderio di questa fede e l'accogli, innanzitutto conoscerai il Padre. Dio infatti ha amato gli uomini, per essi ha creato il mondo. Il mondo è per noi, vedete che bello, è per noi il giardino che ci ha dato Lui. Per questo è bello, per questo è importante. Ad essi ha sottomesso tutto ciò che è sulla terra, ad essi ha donato ragione e intelligenza, ad essi soltanto ha permesso di elevare lo sguardo verso il cielo, li ha plasmati a sua propria immagine, ad essi ha inviato il suo unico figlio, ad essi ha promesso il regno dei cieli e lo darà a quanti lo avranno amato. E quando l'avrai conosciuto, Dio, ma ci pensi alla gioia di cui sarai ricolmo? Ma quanto è bello! Quanto amerai colui che per primo ti ha tanto amato? Cioè, lui sta raccontando tra i la sua esperienza, ma è una roba talmente bella. Ma ci pensi? Quando l'avrai conosciuto? Ma quanto sarai contento? Cioè, abbiamo motivi per essere contenti. Ce li abbiamo. Ma pure in mezzo alla crisi e alla guerra. Ma certo, ce li abbiamo. E adesso c'è un passaggio che è bellissimo proprio. Amandolo sarai imitatore della sua bontà. E non stupirti che un uomo possa diventare imitatore di Dio. Può, se egli lo vuole. La felicità, infatti, non sta nel voler dominare sul prossimo, né nel voler essere più forte dei deboli, né nell'essere ricco, né nell'essere prepotente con gli inferiori. Nessuno può imitare Dio in questi modi, che sono estranei alla sua grandezza. Ma colui che prende su di sé il peso del prossimo e che con ciò in cui è superiore spontaneamente vuol fare del bene a un altro meno fortunato. Chi usa le cose ricevute da Dio a favore di chi ne ha bisogno, questi diviene un Dio per coloro che le ricevono. Questi è imitatore di Dio. Allora, pur trovandoti sulla terra, potrai vedere Dio che governa nei cieli. Cioè, dov'è che Dio lo si vede? Nell'amore. Nell'amore mite, che soccorre, che si fa prossimo. Non nell'essere ricco, forte, prepotente, ma prendendo il peso del prossimo. Ma capite che meraviglia? Cioè, com'è centrato da un punto di vista evangelico, biblico, teologico? È un testo meraviglioso. Va bene, abbiamo finito. Con questo incontro finiamo un pezzo. Ciccio, puoi spegnere?